Le notizie del TG Ora. Due giovani detenuti del carcere minorile di Nisida, a Napoli, sono rimasti ustionati a causa di un incendio appiccato da uno dei due ragazzi nella cella dove erano in isolamento. I due ragazzi sono ora ricoverati nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli, uno con lievi ferite, l'altro con ustioni più gravi. Entrambi non sono in pericolo di vita. A spegnere l'incendio sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, prontamente intervenuti. Uno di loro è stato colto da malore ed è svenuto. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni. Una dimenticanza nel completare la pratica per il rilascio del permesso in ZTL può costare davvero cara. 10.000 euro e una bella crisi di nervi. Ne sa qualcosa una disoccupata napoletana, la signora Raffaella Tofani, che di multe ne ha collezionato un centinaio nell'ultimo mese, roba da Guinness dei primati. Non perché Lady Multa, come già ribattezzata, la signora si faccia beffa delle regole. È successo infatti che, pur avendo regolarmente pagato gli oneri per circolare nella ZTL del centro storico di Napoli, non abbia mai completato l'iter, saltando un passaggio decisivo, quello dell'inserimento della targa della sua auto nel sistema che divide gli autorizzati dai trasgressori. Una dimenticanza in buona fede, si difende la signora, che ora, assistita dall'avvocato Morici, si è messa in regola con le multe, ma continuano ad arrivare. Mi appello al sindaco, dice, non ho i soldi per pagare, posso solo lavorare gratis per salvare il debito, ma fermi quest'incubo. Iniziano ufficialmente le operazioni d'ingresso negli appartamenti realizzati a Via Gobetti, a Via Labriola e alla Piazza della Socialità per le 7 famiglie che traslocheranno dalle Vele di Scampia, precisamente dalla Vela Verde e da quella Celeste, verso case nuove di zecca e anche verso una nuova vita lontana dal degrado di quei giganti malmessi e pericolosi delle Vele di Scampia. Nell'ordinanza che il Comune ha previsto per le operazioni di trasferimento viene fatto infatti esplicito divieto di trasportare le suppellettili lungo le passerelle e le scale. Sarebbe troppo pericoloso. I traslochi possono essere effettuati soltanto utilizzando pedane elevatrici. Si ferma il calo del PIL del Mezzogiorno durato ben 7 anni consecutivi. In base alle valutazioni dello Svimez, presentate nel rapporto sull'economia del Mezzogiorno, nel 2015 il PIL è cresciuto al sud dell'1%, recuperando parzialmente la caduta dell'anno precedente con una crescita superiore a 0,3 punti e quello rilevato nel resto del paese di 0,7. Dal 2007, secondo lo Svimez, il PIL in quest'area è calato del 12,3%, quasi il doppio della flessione registrata nel centro-sud. La crescita nel sud ha beneficiato nel 2015 di alcune condizioni peculiari, una annata agraria particolarmente favorevole, la crescita del valore aggiunto nei servizi, soprattutto nel turismo, legata alla crisi geopolitica nell'area del Mediterraneo, che hanno dirottato parte del flusso turistico verso il Mezzogiorno, e la chiusura della programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013, che ha portato un'accelerazione della spesa pubblicata al loro utilizzo per evitarne la restituzione. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casoria hanno arrestato in flagranza per furto in abitazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale 5 uomini di etnia rom, tutti domiciliati presso il campo nomadi di via San Salvatore a Casoria e tutti già noti alle forze dell'ordine. Sono stati fermati dai carabinieri per un controllo mentre si trovavano a bordo di un'auto, ma non hanno rispettato l'ALT. Ne è nato un inseguimento. I fuggitivi sono stati bloccati grazie all'intervento di altre pattuglie dei carabinieri giunte in supporto. I militari hanno rinvenuto nell'auto gioielli d'oro, bigiotteria, guanti, scaldacollo e numerosi attrezzi da scasso. I gioielli sono risultati rubati poco prima in un'abitazione di una 30enne di Capua, a cui la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Gli arrestati sono stati tradotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. E 15 anni fa la partita di addio al calcio per Diego Armando Maradona, la Bombonera di Buenos Aires. Scesero in campo la nazionale argentina e una selezione di campioni, ma i 50.000 sugli spalti erano naturalmente tutti per il Pibe d'Oro. Nel mare di cartelli e striscioni uno diceva da Salerno 18.000 chilometri solo per Diego. Fu una serata memorabile, su due maxi schermi le tappe della carriera del campione, i suoi gol e le sue azioni più belle. L'ex re di Napoli pianse a lungo nel dopopartita. Vi prego, disse poi, fate che questo amore non finisca mai. Il Pibe d'Oro fece grande anche il Napoli per 7 anni, fra il 1984 e il 91, guidando gli azzurri alla vittoria di 2 scudetti.
È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.